Un caro saluto a tutti i nostri radio web ascoltatori da parte di Luigi Pasculli. Nel pomeriggio allo Stadio Olimpico si è disputato il match tra la squadra giallorossa ed il Sassuolo. Il punteggio finale è stato quello di 0-0. Chi si aspettava un match pieno di emozioni e di tiri in porta è rimasto deluso, anche perché statistiche alla mano, a parte Udinese-Sassuolo di qualche giornata fa, questa è la partita in assoluto in campionato in cui ci sono stati meno tiri in porta e anche meno occasioni. Questo però non significa che la partita non sia stata combattuta. Ci sono stati due gol annullati, uno per parte, entrambi giustamente. Il primo per un fallo di gioco su Locatelli e l'altro per un fuorigioco di Haraslin, entrambi annullati con la VAR. La Roma però è rimasta in inferiorità numerica al 40esimo del primo tempo per una doppia espulsione, per una doppia ammonizione di Pedro, doppia ammonizione che ho reputato un tantino eccessiva, soprattutto visto il metro di giudizio dell'arbitro Maresca, che nel secondo tempo non ha espulso Obiang per un fallo durissimo ai danni di Pellegrini, che tra l'altro è dovuto anche uscire dal terreno di gioco e che ha riportato una distorsione alla caviglia destra. C'è stato anche un altro episodio molto, molto dubbio, un tiro di Spinazzola che al centro dell'area è stato deviato toccato con la mano da Hayan, il difensore del Sassuolo, e chiaramente con le regole dello scorso anno sarebbe stato sicuramente rigore, con quelle di quest'anno rimane un episodio molto al limite. Fonseca, che solitamente è un allenatore molto pacato, molto riflessivo e che non ama mai parlare degli arbitri, alla fine del primo tempo è stato espulso per proteste. E questo sta a significare, insomma, che qualcosa anche a livello arbitrale non è andato per il verso giusto. Però, tornando alla partita, agli episodi di campo, possiamo dire che la squadra giallorossa, nonostante lo 0-0 in classifica, muove la situazione. In questo momento la Roma è sesta in classifica, però c'è da dire che se non fosse stato per il punto che poi ci hanno tolto a Verona per il discorso del caso di Amarà, eravamo quinti insieme al Sassuolo, a solamente un punto dalla Juventus e dal Napoli, a due dall'Inter, a quattro dal Milan. La Roma è lì, la Roma è una squadra pronta, una squadra preparata, che manca di alternative, questo è vero, soprattutto in alcuni reparti, e che sta fronteggiando anche una situazione di emergenza perché da inizio stagione manca Smalling, da qualche partita Mancini, che oggi tra l'altro non c'era, deve fare i conti con delle noie muscolari. Molti giocatori hanno avuto a che fare con il Covid, Kumbulla, Santon, Fazio, Pellegrini, lo stesso Dzeko. Quindi queste sono delle variabili che nella stagione bisogna tener conto, di cui bisogna tener conto durante la stagione, però hanno condizionato anche il lavoro della squadra. Oggi mancava tra l'altro Veretout, che è un elemento fondamentale per il centrocampo della Roma, un uomo in grado di cambiare passo, di dare degli strappi che sono delle caratteristiche che nessun altro centrocampista della Roma ha. Ottima, tra l'altro, fatemela sottolineare, la prestazione di Villar. Questo ragazzo ha veramente delle qualità pazzesche, ricorda in un modo impressionante Pizarro, e ogni volta che lo vedo giocare mi fa veramente innamorare, perché gioca sempre testa alta, ha sempre il filtrante nei piedi, ma soprattutto nella mente. Vista l'età che ha, e quindi parliamo di un 22enne, io credo che il centrocampista spagnolo non solo abbia rappresentato un grandissimo investimento, ma soprattutto è uno di quei giocatori che a lungo andare, vista la sua caratura tecnica, potrà veramente fare la differenza in questa squadra. Ottima la prestazione di Spinazzola sulla fascia sinistra, che si sta confermando uno dei migliori della squadra giallorossa. Che cosa è mancato per vincere questa partita? Ma innanzitutto non possiamo non dire che i 50 minuti giocati in inferiorità numerica abbiano pesato, anche se poi paradossalmente la Roma ha giocato meglio in inferiorità numerica che 11 contro 11, anche perché nella ripresa la squadra giallorossa è entrata in campo con una convinzione, una determinazione differente rispetto al primo tempo, dove invece ha fatto giocare molto il Sassuolo, ha lasciato un possesso palla importante ai neroverdi, cercando di aspettarli nella propria metà campo e di ripartire.
Oggi Pedro, al di là insomma dell'espulsione, non era in una grandissima giornata, mentre Mkhitaryan ha fatto bene soprattutto nella seconda frazione di gioco quando in un centrocampo a tre con Villar e Pellegrini si è sacrificato molto e riusciva anche a fare degli strappi importanti. Dicevamo, occasioni da gol pochissime, certo è che Dzeko che si è sacrificato pur molto per la squadra, non ha avuto quella cattiveria necessaria in quelle occasioni che gli sono capitate, ma chiaramente non può essere certo il centravanti bosniaco il capro espiatorio di questa mancata vittoria. Il Sassuolo va dato merito comunque al Sassuolo, che è una squadra organizzata, una squadra tecnica, che ha un allenatore De Zerbi di grandissimo valore, che sa interpretare e leggere le partite in un modo importante. E il Sassuolo chiaramente sarà una squadra che fino alla fine lotterà insieme alla Roma, alla Lazio, probabilmente all'Atalanta per quelle posizioni subito a ridosso del quarto posto. E per la Roma, tendo a sottolinearlo ancora una volta, riuscire ad arrivare quarta in questa stagione in cui nessuno, e dico nessuno, pensava che potessimo ambire a qualcosa di più sarebbe un grandissimo successo. E mancano ora 4 partite prima della sosta natalizia, 5 in realtà con quella di Europa League, che però è di giovedì, che è inutile perché andremo in Bulgaria a giocare contro il CSKA Sofia, ma già da primi del girone. E le 4 partite di campionato vedranno la Roma impegnata soprattutto nella trasferta di Bologna domenica prossima, ed è una partita che dovremo interpretare con il coltello fra i denti, perché la squadra di Mihajlovic viene da una brutta sconfitta a Milano, perché il Bologna in casa è riuscito a offrire sempre ottime prestazioni, perché ha alcune individualità importanti. E poi avremo il Torino allo Stadio Olimpico di Roma, un Torino che in questa stagione sta andando molto male, ma che comunque va rispettato. E prima della sosta natalizia la Roma chiuderà a Bergamo contro l'Atalanta ed in casa contro il Cagliari il 23 di dicembre. Non sono 4 partite impossibili, a parte insomma la trasferta di Bergamo che nasconde sempre le sue insidie, ma l'Atalanta non sembra essere quella dello scorso anno. Per la Roma fare almeno 10 punti vorrebbe dire passare un bel Natale, anche perché questa, ripeto, è una squadra che in campo sa sempre quello che deve fare, una squadra organizzata, una squadra che propone un calcio propositivo. Ci sono molti giocatori che si stanno valorizzando, parlavo prima di Villar, ma lo stesso Spinazzola, che nella scorsa stagione si alternava spesso a Kolarov, sta giocando benissimo. Karsdorp oggi ha iniziato un po' in modo titubante, poi è cresciuto parecchio. In difesa, nonostante le sbavature di Kumbulla e Bagnez, sono due giocatori che comunque stanno dimostrando di valere. Certo è che recuperando Mancini e Smalling riusciremo ad alzare soprattutto il tasso di, oltre che quello qualitativo, anche di mentalità. La Roma non può prescindere da calciatori come Smalling in difesa, Veretout a centrocampo e Dzeko in attacco, perché sono i tre cardini di questa squadra, la classica spina dorsale. Ma è vero anche che, come ho sottolineato anche nelle precedenti occasioni, la Roma avrà bisogno a gennaio di alcuni fondamentali ritocchi per riuscire ad arrivare al termine della stagione avendo valide alternative. Il mercato sarà molto importante. Io spero che si riesca a riprendere quel discorso con El Shaarawy, che sarebbe quell'alternativa validissima che manca al momento a Pedro e Mkhitaryan, perché Carles Perez è sì un giovane di prospettiva, ma al momento non è in grado di reggere l'urto di un posto da titolare. E poi magari, anzi soprattutto, una vera alternativa sulla fascia destra, dove Karsdorp in questo momento non sta facendo male, ma manca un giocatore che possa essere il vero titolare indiscusso su quell'out di destra. E poi, che dire, e poi ci sarebbe bisogno anche di un po' di fortuna, ad esempio quel tiro di Mkhitaryan che è finito di poco al lato, quel tiro di Dzeko anche che si è spento a pochi centimetri dal palo, dalla porta difesa da Pecolo, oggi infatti era assente anche Consigli. Ci sono tante variabili, le stagioni vengono decise anche dai singoli episodi. E
quindi bisogna andare avanti con la massima concentrazione e credere di essere una grande squadra, perché la Roma in questo momento, a parte la trasferta nefasta di Napoli, ha dimostrato di non essere inferiore alle altre grandi realtà del calcio italiano. Ha tenuto testa al Milan, è andata a Milano e per 3 volte è andata sotto e per 3 volte ha recuperato. Stava vincendo lo Stadio Olimpico di Roma contro la Juventus, e se Cristiano Ronaldo non si fosse inventato il gol del 2-2, staremmo parlando di una Roma che aveva 2 punti in più in classifica. Allo stesso tempo, oggi con il Sassuolo ha giocato 50 minuti in inferiorità numerica, ma non ha sentito l'uomo in meno. Quindi c'è da dire che questa è una squadra che può dire sicuramente la sua. E quindi dobbiamo essere convinti, anche noi tifosi, che questa Roma potrà darci delle belle soddisfazioni. Poi chiaramente spetterà anche alla società fare altri tipi di valutazione per l'abbassamento del monte ingaggio. Alcuni calciatori vanno in scadenza e guadagnano molto. Parlo ad esempio di Juan Jesus. Purtroppo c'è un calciatore come Pastore che negli anni non è riuscito a dimostrare il suo valore e che guadagna molto, e speriamo che possa riprendersi e soprattutto dare un contributo alla Roma, perché la qualità di Pastore, sicuramente di un pastore a certi livelli, potrebbe fare la differenza. Detto questo, e augurando a tutti i nostri radio web ascoltatori un buon proseguimento di serata, mando un saluto a tutti da parte di Luigi Pasculli.